quale Ovidio parla della sua famiglia. In fondo una famiglia che ha, come dire, che è cresciuta nel tempo alternando aratri e zucchetti, cioè alternando il lavoro della terra e alternando anche il lavoro della mente, che in particolare, tra l'altro, nei secoli passati non poteva che essere espressa nelle figure di prelati, quindi di canonici, di vescovi, insomma, come di figure insigne e utili che hanno, come dire, reso onore e recato vanto alla famiglia e alla comunità. Però devo anche dire questo, che Pasquale Iovino, sicuramente, voglio dire, anche in qualche modo con una, potremmo dire, pretesa visionaria, no? Per usare, come dire, l'interpretazione del professore Bonacci, però certamente ha colto il senso anche dell'evoluzione di un territorio. Non è certo la famiglia Iovino che ha fatto Camigliangi, ma anche lì, voglio dire, c'è una corona di famiglie che Pasquale Iovino cita in maniera molto puntuale nel suo testo. Ma questa gente, tutti quanti insieme, anche la famiglia Iovino ha fatto Camigliano, e Camigliano è cresciuta ed è, ha avuto i suoi momenti di sviluppo, i suoi momenti di crisi, come dire, e in qualche modo si è evoluta o si è involuta, così come di pari passo sono cresciute o sono entrate in crisi le famiglie che comunque la costruiscono. Io avevo annotato, infatti anche io, l'episodio citato dal professore Bonacci, proprio per prete bestemmiatore. È vero che Guareschi dice che alla fine dice sempre i preti bestemmiano normalmente quando si vendono i cavalli, però mi ha colpito questa cosa, a me mi ha colpito...